perché questo congresso non avrà potenza senza la preghiera. Non le mie preghiere, non le preghiere di chi predica, ma le vostre preghiere. Se il popolo non prega, non ci sarà potere in questa stanza, non ci sarà potere nel congresso. Come risultato, voglio incoraggiarvi e sfidarvi ancora. Quanti di voi volete fare questo, questo patto e questo impegno? Per domani, fino a domani sera, voglio aver pregato con 5 persone. Io faccio, voglio vedere le vostre parole per dire io faccio questo patto, questo impegno prendo. Se amate Gesù alzate la vostra mano. Quindi tutti avete fatto il vostro impegno. Ah, mentre io e te continuiamo questo congresso, preghiamo gli uni per gli altri. Dio può fare molto nella preghiera. Ora, mentre iniziamo il messaggio di questa sera, voglio ovviamente iniziare con un po' di rivedendo quello che mi ha fatto ieri sera, ma voglio che preghiamo, e come abbiamo fatto ieri sera, voglio invitare voi a pregare che il Signore usi me, al di là di me stesso, attraverso lo Spirito Santo. Quindi vi chiedo di fare questo adesso, chinando il vostro capo e pregando individualmente nel vostro cuore, che Dio usi questo uomo. Padre Celeste, le preghiere si stanno innalzando verso di te da tutta la stanza e siamo grati che anche se siamo tutti riuniti qui in questo centro di congressi, ma la preghiera di Dio ha ascoltato ogni preghiera sincera e anche se siamo in tanti a pregare nello stesso momento, noi ci fidiamo che sia tu, Signore, a darci una benedizione. Chiediamo quella pioggia che porta le persone a dare la propria vita a te. E quel tipo di pioggia che ci dà coraggio in fronte alle difficoltà e anche di fronte ai successi. Quel tipo di pioggia che risveglia il tuo popolo. Signore, manda questa pioggia. Ci hai detto che anche se noi siamo buoni e cattivi e vogliamo dare buoni doni ai nostri figli, quanto di più tu che sei un padre buono e un padre celeste vuoi dare di più di quello che noi crediamo. Insegnaci, Signore, mentre apriamo la Bibbia in questa serata. Questa è la nostra preghiera nel nome di Gesù e che possano tutti quelli che fanno parte del popolo di Dio dire Amen. Il nostro messaggio è intitolato Semplicità volontaria. Semplicità volontaria. Voglio descrivere una scena a voi. Immaginate che state guardando fuori a una valle gentile ai piedi dell'Himalaya. C'è un fiume che scorre nella valle che irriga i campi fertili. E in queste valli ci sono delle case e in questi campi voi guardate degli uomini dei villaggi che arano con gli aratri di legno e si muovono piano piano con i loro bufali d'acqua che spingono, che tirano l'aratro e in mezzo al verde delle colline. Ci sono le donne che tagliano l'erba per i bufali e mettono da parte la legna, perché la legna cuocerà le cose che loro raccolgono dai campi. E mettono da parte la legna per l'inverno. E vicino
al fiume, cioè ci sono risate e si sentono le donne che lavano i panni, e ovunque ci sono bambini e cani, ognuno con i loro suoni, e contribuiscono ognuno alla voce del villaggio. Ovunque c'è colore, e i peperoncini rossi stanno asciugando il sole, cose che si vengono asciugate lungo il fiume, e gli alberi della frutta, le farfalle, le api che assaggiano l'aria tra un fiore colorato e un altro. E quando uscite dall'unico sentiero che c'è fuori dal villaggio, incontrate dei contadini che portano delle zucche, e le donne che hanno le pentole sulle loro teste, i bambini che tornano da scuola. E in tutte queste persone trovate una dignità nelle persone, un senso di appartenenza a queste antiche colline, e tutto si muove come se fosse un rallentatore, e il tempo è scandito dal sole, dalle stagioni e dalle generazioni. Questo è quello che possiamo chiamare un'immagine pastorale di semplicità, dove la vita è semplice, dove una donna si alza e ha da fare 3 o 4 cose da fare durante il giorno, dove la vita è sempre uguale un giorno dopo l'altro. Ma voi vedete, quando vediamo le nostre vite oggi, specialmente da questa parte della terra, siamo così impegnati che non abbiamo tempo per le cose che sono veramente importanti per noi. Troviamo noi stessi che non riusciamo ad avere abbastanza tempo per fare delle vacanze, o essere in grado di fare una passeggiata con la moglie, con la mamma. Non abbiamo mai tempo, non riusciamo a pregare come il nostro cuore ci chiede di pregare, perché siamo così impegnati. Ma mi ricordo che quando sono cresciuto ero povero, mi ricordo com'ero, quando la vita non sei sicuro di come andrà quel giorno. Mi ricordo cosa significa oggi forse mi farò la doccia, forse no. Mi ricordo i giorni in cui il cibo era sempre lo stesso. Era riso e fagioli ancora. In quanti modi differenti potete cucinare il riso e i fagioli? Mia madre è un genio. Almeno 20 modi differenti. Ma la cosa divertente è che cercava di chiamarli in modo diverso ogni volta. Oh, non è riso e fagioli. È uno stufato di fagioli. Non è riso e fagioli, ma era sempre riso e fagioli. Ma mio padre disse una cosa che mi è rimasta da quando l'ha detta, e poi quando ho realizzato che ero povero. Mio padre ha detto: l'unico beneficio di crescere povero è sapere che tu puoi vivere senza. Sai di cosa non hai bisogno. Realizzi che tutte le cose che pensi che ti servano, che pensi che devi averle, tutte queste altre cose, tutte queste altre organizzazioni, tutti i piani che noi diciamo: Signore, non saprei come vivere senza questa cosa. Non so cosa accadrà a questo ministero, se cercherò di fare in un altro modo. Se noi ci facciamo queste domande, se noi non riusciamo a fare a meno di queste cose, abbiamo un problema con la semplicità. Quindi il problema con la mia povera infanzia, o il problema della semplicità in un villaggio in India, è il fatto che tu non la scegli. Questa semplicità è involontaria. La vita è semplice non perché hanno scelto che sia così, ma perché non hanno altra scelta. Non mangiavo riso e fagioli perché era il mio piatto preferito ogni giorno. Mangiavo riso e fagioli perché era quello che avevamo da mangiare. È una cosa ironica, perché mia moglie mi dice: mangi le cose tutti gli stessi giorni la stessa cosa. E anche in Europa avevo paura che non avessero il burro d'arachidi, ho portato il mio. Quindi quando ero lì, è lì il mio burro d'arachidi a aspettarmi nella stanza d'hotel dopo il sermone.
È ironico che a me piace mangiare le stesse cose tutto il tempo, ma adesso è diverso. È una semplicità diversa. È una semplicità che è volontaria. È un modo semplice di vivere che ho coscientemente scelto. Ma Dio ci ha chiamato a qualcosa di più grande che mangiare il burro d'arachidi tutti i giorni. Prendete le vostre Bibbie e voglio che andiate nel libro dei Prima Corinzi, versetto 9, capitolo 9. Prima Corinzi, capitolo 9, e quando siete lì potete dire Amen. Altrimenti dite abbiate pietà. Prima Corinzi 9, iniziamo il nostro studio stasera dal versetto 3 di Prima Corinzi 9. Ci siete? Amen. Allora, la Bibbia dice questo. Questo è l'Apostolo Paolo che parla. Dice, la mia difesa nei confronti di coloro che mi fanno inchieste è questa. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e bere? Non abbiamo il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e fratelli del Signore e Cefa? O soltanto è Barnaba e io che non abbiamo il diritto di non lavorare? Ma chi va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia il latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè infatti è scritto, a Deuteronomio 22, versetto 4, non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse, cioè Dio si preoccupa del bue? O dice tutto questo per noi? Questo è scritto. Colui che trebbia deve trebbiare con speranza. Se abbiamo seminato fra di voi le cose spirituali, è forse una gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? E se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Paolo inizia spiegando il fatto che lui sta curando la situazione in cui veniva offerta carne agli idoli. C'erano persone diverse nel mercato, ma prima di vendere la carne l'avevano usata per darla agli dei pagani. E alcune persone che erano convertite non avevano problemi nel mangiare questo. Ma mangiare queste cose che erano offerte ai dei pagani significa avere parte all'adorazione dei demoni. E quindi Paolo aveva a che fare con queste controversie. Cioè, per noi l'idolo non è niente, non è un pezzo di pietra. Quindi per questo Paolo sta aggiungendo un'altra controversia sul perché non dovrebbero mangiare la carne adorata, sacrificata agli idoli. Ma Paolo sta parlando di un principio per cui l'amore restringe la libertà. Tornerò su questo punto tra un momento. Paolo dice, se ci siete, guardate con me insieme, versetti 4, 5, 6. Paolo dice, non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere. Qual è la risposta a questa domanda? Paolo aveva il diritto di mangiare e bere? Certo che ce l'aveva. Paolo aveva il diritto di avere una moglie credente? Aveva questo diritto, sì o no? Sì. Ora, se qualcuno di voi sta lottando sul fatto di uscire insieme a una ragazza non della chiesa, Paolo è molto chiaro, non sta parlando di gente credente. Quindi anch'io quando mi sono sposata avevo circa 30 anni e una persona mi chiedeva, Sebastian, perché hai aspettato così tanto per sposarti? E io ho detto,
non ero single perché non mi potevo, non riuscivo a sposarmi. Io avevo scelto di non di sposare una qualunque. Quindi quando avete a che fare con le relazioni interpersonali, a volte i giovani sono così pronti a buttarsi in una relazione o Dio benedice il matrimonio. Il matrimonio è una cosa onorevole. Non c'è nessun problema con il matrimonio. Ma se volete sposarsi, bisogna fare a modo di Dio. E Paolo dice, devi prenderti una moglie credente. Non ho diritto di fare questo? E la risposta è sì. Paolo dice, oppure solo io e Barnaba, al versetto 6, che non abbiamo diritto di non lavorare. In altre parole, io sto dicendo, come ministro del Vangelo, come persona che ha creato questa congregazione, non ho il diritto di vivere delle decime, delle offerte che vengono da questa chiesa. Non devo essere io supportato da coloro che servo. Quindi Paolo usa questo argomento dicendo, ma chi è che va alla guerra con le proprie spese? Non è una cosa ragionevole. Chi è mai andato in guerra? Ho fatto parte dell'esercito americano. Il giorno che è successo l'11 settembre, io dovevo essere chiamato dal mio ufficiale e stavamo andando lì e mi hanno detto, senti, alcuni di voi devono andare in altri paesi, in Afghanistan. E se il mio comandante mi avesse detto, qualcuno di voi deve andare in Afghanistan, e $800,000 e costerà qua $18,000, ok, se dovessi dovrebbe averli pagati qualcuno, se qualcuno non avrebbe potuto permetterseli, cosa sarebbe accaduto a questa guerra? Quindi ci sono 10.000, 10.000 soldati che devono andare ma pagarsi il proprio biglietto. Nessuno va alla guerra pagandosi le sue spese. Se deve andare a difendere il paese, è il paese che paga per lui. E se questo è chiaro, dite amen. Ma Paolo non ha finito. Paolo dice, dico queste cose secondo l'uomo. O dice... Non dice la Bibbia le stesse cose? Non metterai la muserola al bue mentre te trebbia. Fatemi spiegare cosa significa. E tutto questo avrà senso tra 15 minuti. Quindi tipicamente quando avete un bue e ha il giogo addosso e tira l'aratro, la Bibbia dice quando il bue sta trebbiando, sta tirando per te, sta facendo quel lavoro pesante, perché gli metti la muserola così che non mangi? Quanto pensate che possa andare avanti questo bue? Non lavorerà a lungo. Non può mangiare, non può bere. Voi gli avete messo la muserola alla bocca perché siete così egoisti che voi volete tutto il grano. Non volete neanche che dare qualcosa al bue che vi sta permettendo di prendere tutto quel grano. La Bibbia dice che non dovresti mettere la muserola al bue, quindi, ma Dio pensa solo ai buoi, è solo riguardo agli animali. Dio guarda solo ai diritti degli animali. Paolo dice no, non dice questo solo per loro ma anche per noi. Paolo alla fine costruisce il suo discorso e dice questo nel versetto 12, guardate com'è lì, Prima Corinzi 9:12, la Bibbia dice questo: se gli altri hanno tale diritto su di voi, non avremo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma noi sopportiamo ogni cosa per non porre cosa? Per non porre alcun ostacolo all'Evangelo. Seguitemi da vicino. Paolo dice, ascoltate, io ho il diritto, ho il potere di essere pagato dalle vostre decime, non dovrei lavorare.
ho l'opzione, la scelta di essere supportato dalla Chiesa. Ma Paolo dice: c'è la possibilità che se io esercitassi il mio potere, il mio diritto e la mia libertà per ricevere le decime, in questo modo io potrei ostacolare l'Evangelo di Cristo. E per questo non sono interessato a ostacolare l'Evangelo. E voi? Paolo dice: guardate, è importante per me che il Vangelo di Cristo vada avanti, che voglio lasciare andare le cose che avrei il diritto di avere. E sarebbe completamente biblico che io faccia questo, ma a volte dobbiamo lasciare andare anche ciò che è nostro per diritto biblico. Perché? Per non ostacolare il Vangelo. Sapete, GYC, io ho paura che, al contrario di Paolo, molti di noi stiamo ostacolando l'Evangelo di Cristo. Noi ostacoliamo il Vangelo di Cristo con la nostra mancanza di semplicità, perché noi non usiamo la nostra libertà in una maniera appropriata. Vedete, quando ero in prigione, e vi ho fatto questa testimonianza ieri sera, la mia vita era molto semplice. E sapete cosa ho scoperto da quell'esperienza? Ho scoperto che la mia vita era molto semplice: no telefonino, no televisione, nessuno poteva arrivare così, nessun accesso a nessun sito internet, non potevo andare a comprarmi delle caramelle al negozio, non potevo mangiarmi un sacco di patatine mentre guardo un film su Netflix. La mia vita era semplice: mi svegliavo, pulivo le cose, davo uno studio biblico, mangiavo la colazione, poi pulivo la doccia, poi mi sedevo nella mia stanza, leggevo, pregavo, poi c'è il pranzo, poi leggevo e poi preghi e poi c'è la cena. E allora, fine, dopo questo potresti avere un altro studio biblico e poi vai a dormire e preghi. Questa era la mia vita. E la cosa interessante di tutta questa esperienza è che non mi sono mai sentito così vicino a Dio prima. Com'è possibile che io sono qui in una situazione in cui avrei ogni ragione per essere scoraggiato e pensare: perché, Signore, hai lasciato che questo accadesse mentre io cercavo di fare la cosa giusta? Potevo avere tutte le ragioni per sentirmi male con me stesso, ma Dio stava dicendo: Sebastian, spero che tu possa capire quello che sto cercando di farti capire. Il potere della vita semplice, al livello che quando io prego sento Dio che mi parla in maniera udibile, al livello che io parlo con una persona e quell'anima riesce a dare la sua vita a Cristo in quel momento. Sapete, io credo che se noi vogliamo non ostacolare il Vangelo di Cristo, se vogliamo arrivare a quel livello che niente ci può fermare, dobbiamo smettere di guardarci a quello che succede fuori, a questo è quello che succede nella mia chiesa, a questo è quello che succede nella mia vita, nella mia famiglia, e devo iniziare a guardare dentro e in quella introspezione interna chiederci: il mio utilizzo della mia libertà sta limitando il Vangelo di Gesù? È il modo in cui sto usando il mio potere, il mio tempo, le mie scelte, sta ostacolando il Vangelo di Gesù? Perché io e te vogliamo essere senza ostacoli, ma dobbiamo scegliere una vita semplice. Mi piace una citazione di Gandhi. Gandhi ha messo su queste parole. E mi piace la semplicità di questo. Lui dice: dovremmo vivere una vita semplice perché gli altri possano semplicemente vivere. Noi dovremmo vivere una vita semplice che gli altri possano semplicemente vivere. E quando vi sedete e ci pensate, è esattamente quello a cui Paolo voleva arrivare. Ma la domanda è: cosa guida Paolo a fare questa vita di semplicità? Venite con me in 1 Corinzi 9, versetto 19. E questo porterà tutto insieme. Quindi, se siete sopravvissuti alla prima metà di questo sermone, andrete avanti.
La Bibbia dice in 1 Corinzi 9, versetto 19, siete lì? Infatti, dice, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo, cosa? Servo di tutti. La parola non è serva, è schiavo. Il servo non è uno che non è libero. Un servo è libero di venire o andare, ma quando lui dice, anche se sono libero, ho deciso di farmi schiavo. Ma va avanti, dice, di tutti, per guadagnare il maggior numero. E così mi sono fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza la legge, mi sono fatto come se fossi senza legge, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora faccio questo per l'Evangelo, affinché sia partecipe anch'io. Quindi seguitemi. Ogni volta che studiate la Bibbia, guardate ciò che vi fa entrare dentro al testo. E questo è la ripetizione. Quindi quale mezzo è la ripetizione? C'è una frase che Paolo continua a ripetere in questo passaggio, sì o no? Che frase è? Più e più volte in questo passaggio Paolo continua a ripetere la frase che io possa vincere, lo vedete che possa guadagnare, lo vedete nelle vostre Bibbie o no? Sì, lo vedete? Quindi notate cosa Paolo sta dicendo, lui dice io sono libero da ogni uomo. Ma io decido di farmi schiavo, schiavo. Perché? Per poter guadagnare delle anime. E per i pregiudei divento giudei per vincere delle anime. E per vincere i greci mi faccio greco. Quindi questo è il principio. Numero uno, Paolo dice questa sera che sapete cosa? Potrebbe sembrarvi strano che io sono nel ministero ma non vengo pagato dalle decime, ma ho uno scopo, decido di mettere da parte i miei diritti e la mia libertà per vincere delle anime. E la mia domanda per voi stasera, GYC, è: avete uno scopo, un obiettivo definito nel venire in questo congresso? Qual è l'obiettivo della tua vita? Non sto chiedendo cosa farai in 5 anni o tra 10 anni o tra 20 anni. La mia domanda è: qual è lo scopo della tua vita? Cos'è che quando tu lo farai, quando tu ci arrivi, come Simeone quando ha visto Gesù che aveva 8 anni, lui l'ha preso in braccio e ha detto: Signore, permettimi di morire perché ho visto la tua salvezza. Hai tu uno scopo preciso? C'è un libro scritto David Stillman, il libro si intitola The N Factor, e in questo libro c'è scritto che ci sono diverse generazioni che vivono nella terra e in ogni generazione c'è un differente obiettivo. Seguitemi da vicino. Ci sono persone nate prima del 1945 che sono quelli tradizionalisti, e queste persone, il loro obiettivo numero uno è avere un futuro migliore per quelli che amano, una generazione che è tutta a favore di questo. Ma i loro figli sono i baby boomer, sono nati dal 1946 al 1965 e sono la generazione più istruita, e il loro obiettivo della vita è raggiungere delle posizioni di leadership all'interno della chiesa o della società. E la generazione dopo è la generazione X, nata tra il 1965 e il 1981. E nella generazione X i genitori erano così presi dalle loro carriere che la generazione X ha detto: sapete cos'è? Che il mio obiettivo è avere hobby e godermi la vita. Voglio viaggiare con la mia famiglia, andare in vacanza,
ma poi anche loro hanno avuto dei figli e questi figli sono quelli del millennio, dal 1992 al 2000, dall'82 al 2000. È l'unica generazione, la prima volta sulla storia della Terra, che non ha uno scopo unitario di tutta la generazione, non hanno un obiettivo, ma dicono l'ultima generazione è quella che ha più talento. Ci sono ragazzini di 16 anni che hanno un'organizzazione no profit, oppure abbiamo ragazzini di 12 anni che diventano milionari nelle aziende che creano. Guardavo la CNN, c'era una ragazzina di 13 anni negli Stati Uniti che aveva iniziato un'organizzazione no profit per combattere contro gli organismi geneticamente modificati, è andata in televisione alle notizie della sera per avere un dibattito per avere un dibattito con un giornalista che era a favore degli organismi geneticamente modificati. E questa ragazzina diceva: sì sì, voi potreste anche dirmi che con gli organismi geneticamente modificati si può combattere la fame del mondo. La ragazzina gli ha risposto: io ho il diritto di sapere che è geneticamente modificato e quindi deve essere nelle etichette perché le persone possano fare una scelta. Quindi io ho una petizione da far firmare per portarla al governo per chiedergli di fare questo. E io guardavo la TV dicendo: wow, ma questa ragazza ha veramente 13 anni. E mi ricordo di quando io avevo 13 anni. E quando io avevo 13 anni pensavo a Michael Jordan che andava a fare le partite. Quindi i 13 anni di oggi sono molto diversi. Lei dà dei discorsi pubblici per conto della sua organizzazione. Questa generazione vuole sentire che dà il contributo per innovare il mondo. Questa generazione vuole essere ascoltata, sapere che sta avendo successo e vuole esprimere se stessa attraverso il proprio lavoro. Sono considerati la generazione più ottimista. Ma qua è dove si fa interessante. Ho letto una frase da qualche parte nel libro Educazione di Ellen White e dice: il successo ad ogni livello necessita un obiettivo specifico. Il vero successo ha in mente già l'obiettivo e questo obiettivo è messo di fronte ai giovani di oggi. Questo obiettivo deve essere messo di fronte ai giovani di oggi. Il proposito che il cielo ci ha lasciato è quello di portare il Vangelo in questa generazione ed è l'obiettivo più alto che può essere dato ad ogni essere umano. Quindi noi possiamo metterci qua e ci sono persone che vogliono salvare il pianeta e l'ambiente. Vogliono persone che vogliono fermare la fame nel mondo e non è abbastanza nobile qualsiasi obiettivo. Fratelli e sorelle, stasera in questo luogo Dio ci ha detto che abbiamo una scelta da fare e dobbiamo decidere cosa fare con la libertà, con i talenti che abbiamo, come consumeremo la nostra vita, cos'è che vogliamo fare, oppure piuttosto morire mentre cerchiamo di raggiungere questo obiettivo. Cos'è che vi porta a dare dei soldi, dormire anche per terra, mangiare di meno? Cosa vi chiama al sacrificio? Avete un obiettivo preciso? E qui, oggi, io e te abbiamo una decisione che dobbiamo prendere. La più nobile, l'obiettivo più nobile che può essere fatto a un essere umano, ed è, può
per portare il Vangelo a tutto il mondo in questa generazione. Sapete, alcune persone sono frustrate perché la frase è stata fatta e io ho citato la frase. Ci sono molte persone che cercano di cambiare il mondo. Io pensavo, Signore, usami per cambiare il mondo. Ma poi quando ci ho pensato di nuovo ho detto no. L'unica cosa che frena Gesù dal venire è che noi dobbiamo portare il Vangelo a tutto il mondo. Quindi se il tuo obiettivo è quello di portare il Vangelo a tutto il mondo, il tuo obiettivo non è cambiare il mondo, ma è mettergli una fine. Pensi di poter curare il male in questo mondo? Potremmo mai arrivare a un momento in cui non c'è più una persona povera nel mondo? Quanto tempo pensi che ci serva? E il mio punto non è che noi non dobbiamo dare da mangiare ai barboni, oppure che non dobbiamo fermare il traffico sessuale. C'è un obiettivo che è posto davanti a noi proprio questa sera, che è degno di tutta la nostra vita e di tutti i nostri talenti, che possiamo portare a compimento se viviamo per Gesù e ci consacriamo a Lui, e se ci decidiamo come Paolo ad avere un obiettivo preciso nella mente, ed è perché io possa guadagnare, che io possa guadagnare le anime. Questa è la bellezza di questo. La bellezza di questo è che Dio dice, e Paolo dice, era libero e ha deciso di farsi schiavo. Dice ai giudei, diventa come i giudei per vincere i giudei, per guadagnarli. Quello che Paolo sta descrivendo non è un principio biblico solamente, descrive il Vangelo. Vedete, Gesù era in cielo e Gesù era libero da qualsiasi cosa e ha guardato giù quando Adamo ed Eva hanno mangiato quel frutto, e Gesù ha deciso, sapete cosa? Per Sebastian, e io diventerò come Sebastian per poter guadagnare Sebastian. Gesù era libero, ma la Bibbia dice che lui si è umiliato, è diventato uno schiavo. E anche se Gesù era libero, Gesù ha guardato qui giù e ha detto, ma non avrei io il diritto di starmene in cielo, non avrei il diritto di farvi perire e morire nei vostri peccati, non avrei io il diritto di lasciarvi vivere in un mondo malvagio finché non vi distruggiate voi a vicenda. E la risposta è sì, Gesù aveva questo diritto. Ma Gesù ha detto, quando ha guardato a noi, e ci ha detto no, io ho un obiettivo preciso. E Gesù ha detto, questa sera il mio obiettivo, giovani, è conquistare voi. Quindi perché Gesù è diventato come noi? Perché Gesù ha preso la carne umana su di sé? Perché è nato da Maria? Perché lo spirito che era in Cristo lo motivava e motivava Paolo. E lo spirito diceva, ascolta, Gesù è venuto per diventare come noi, per conquistarci. E se c'era una via per conquistarci dal cielo, Gesù l'avrebbe anche fatto. Ma voglio che notiate che non dice che affinché io vinca, ma dice perché possa io vincere. Non è una cosa una garanzia, è una possibilità. Potete immaginare che Gesù metta da parte tutto il cielo, rischiare la sua vita, venire qui ed essere tradito e nascere in un villaggio oscuro e inginocchiarsi in un giardino chiamato Getsemani e piangere sangue, sudare sangue e accettare che gli venisse sputato in faccia e inchiodato a una croce per una possibilità. Lui ha deciso di morire, di essere ucciso in fronte a tutti per una possibilità. Ma sapete cosa? Io amo il mio Dio, io amo il mio Signore, e quando lo guardo dico, cosa, perché dovrei fare una cosa che è minore di questa? E quindi io voglio, come il Signore Gesù, di vivere una vita di semplicità per la possibilità che io e te possiamo essere la generazione che né Paolo né Pietro né Abramo, ma neanche
Martin Lutero, nessuno di questi ha finito l'opera. Nessuno di questi ha visto gli ultimi tempi. Non Ellen White, non James White, neanche Andrews, nessuno di loro. Noi, fratelli e sorelle, noi abbiamo davanti a noi la possibilità di essere la generazione che è l'ultima. Noi abbiamo la possibilità di vedere le nuvole aprirsi e vedere la faccia di Cristo. Noi abbiamo la possibilità di essere trasportati in cielo senza vedere la morte. Noi abbiamo la possibilità, questa sera, se lo decidiamo, adesso, qui. Sapete, sai Dio, questo è il mio obiettivo. E io voglio lasciare tutto che possa ostacolare questo obiettivo. Vedete, Gesù ci sta chiamando stasera a dire: se solo vivessi una vita più semplice, vedremmo le persone che semplicemente vivono. Voglio farvi una chiamata questa sera. Voglio chiamarvi a una semplicità volontaria. Una semplicità che significa che voglio lasciare, abbandonare la mia vita stressata e piena di occupazioni. Voglio consacrarmi alla semplicità della famiglia. Ci sono padri e madri qui che devono passare più tempo con i loro bambini, spegnere la televisione, a volte lasciare la leadership nella chiesa per passare più tempo, per crescere i bambini nel timore di Dio e nell'essere missionari. Vi chiamo questa sera a prendere la decisione per una semplicità appassionata. Vorrei qualcuno che questa sera scelga una semplicità spirituale. Una delle mie preoccupazioni per i congressi come questo, che siamo così occupati, è che anche durante una conferenza come questa non siano momenti di preghiera, di comunione con Dio, perché siamo impegnati in questa conferenza. Quanti di voi hanno avuto il loro momento devozionale personale oggi? Quanti di voi hanno cercato Gesù oggi? Ma adesso la vita è così complessa e impegnata. Non possiamo essere quella generazione senza essere connessi a Dio e ricevere un battesimo dello Spirito tutti i giorni. Dobbiamo essere refrigerati dal pozzo del coraggio per affrontare le tentazioni del giorno. Non abbiamo bisogno del GYC per incoraggiarci, non abbiamo bisogno di un congresso per dirci cosa dobbiamo fare. Lo Spirito ci dovrebbe solamente costringere ad andare avanti e predicare il Vangelo. Veniamo qui per essere una benedizione, non per essere benedetti, ma a volte veniamo qui che stiamo morendo di fame in maniera spirituale. Il Signore ci chiama a una spiritualità semplice. E forse abbiamo bisogno anche di vivere delle finanze semplici. Parlavo con mia moglie e pensavo: ci sarà un momento in cui spegnere i cellulari. Abbiamo deciso con mia moglie di non avere neanche una casa, perché non siamo mai a casa, perché viaggiamo sempre. Abbiamo deciso di vendere tutto e dare al ministero. E qualcuno mi ha chiesto: Sebastian, sai, potresti fare un sacco di soldi se ti fai pagare perché paghi. Se inizi a farti pagare, però non andrai a predicare in tanti posti, perché la gente non ha soldi. Ma chi sono io? Gesù ha chiesto soldi a qualcuno per insegnare.
Il mio obiettivo è quello di mettere fine a questo mondo. Non voglio vedere un altro aereo che cade, un'altra guerra che arriva. Non voglio vedere un altro speaker che mi dice sì, siamo negli ultimi tempi. Lo so. È tempo di lasciare andare la vita e vivere la vita seguendo un obiettivo specifico. Non abbiamo bisogno di numeri. Le persone che si sono registrate non sono registrate, non sono tante come quelle di 2 anni fa. Non sto guardando i numeri. Ellen White dice che Dio può fare con 6 persone convertite, di più con 6 persone convertite che con 100 che non sono convertite. Non abbiamo bisogno di centinaia. Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono persone 100% dedicate a questa causa. Ma c'è un problema. Alcuni di noi pensano sì, noi siamo completamente impegnati nel ministero, ma è per questo che il messaggio è per noi. In quest'ultimo anno il Signore mi ha convinto e mi sono dimesso da 10 diversi ministeri in cui stavo lavorando. 10. Viaggiare, parlare, lavorare e fare parte del ministero e poi crescere i propri figli. E quando tuo figlio ti deve chiamare 4 volte per attirare la tua attenzione, perché tu stai dando consigli a qualcuno, perché sei impegnato, stai sempre al computer. Quindi stasera è tempo per qualcuno di voi di lasciare andare alcuni dei vostri ministeri. Io non posso aiutare tutti. E c'è qualcuno che dice: Sebastian, tu non capisci, se io me ne vado dal mio ministero, se decido di lasciare andare, cosa succederà alla mia chiesa? E io voglio ricordare alle persone: Dio non ha bisogno di te. La chiesa andava bene finché non sei arrivato e continuerà ad andare avanti anche quando te ne vai. C'è una citazione nella Speranza dell'uomo in cui lei dice: Dio avrebbe potuto raggiungere il suo obiettivo di salvare i peccatori senza aiuto, ma per noi, perché possiamo sviluppare un carattere come quello di Cristo, dobbiamo condividere il suo lavoro e per entrare nella sua gioia, la gioia di vedere anime che sono salvate dal suo sacrificio, noi dobbiamo partecipare nel suo lavoro, nella sua fatica per la redenzione. Dio non ha bisogno di noi. Quindi è tempo di fare una chiamata radicale e voglio concludere con questa storia. Un padre e un figlio stavano camminando verso uno zoo e il figlio ha visto che c'era un elefante e la gabbia era così alta, tanto così, era bassa. E si chiedevano perché non uscisse l'elefante, ma aveva un ceppo al piede, una catena. E il padre dice: vedi figlio, il motivo è che quando era un elefantino piccolo gli avevano messo una catena alla gamba e lui tirava, ma non poteva essere libero. Quando è diventato grande gli hanno messo una catena più grande e lui tirava e scalciava, ma non poteva liberarsi. Quanto è diventato adulto e maturo, gli hanno messo una catena ancora più grande e lui tirava e si scalciava, ma non si riusciva a liberare. E quindi hanno detto: adesso l'elefante ha smesso di provare, perché la catena è stata tolta dalla sua gamba, è stata ormai nella sua mente. E anche senza niente dalla sua gamba, lui dice nella sua mente: non posso liberarmi. E quindi adesso non hanno bisogno di una catena, ma basta una corda. E quindi adesso gli angeli si chiedono perché queste persone non si liberano e diventano senza ostacoli. Le cose che pensiamo che ci stanno frenando sono solamente delle corde deboli. Ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Ogni occhio è chiuso, ogni capo è chinato.
Stasera è il tempo. È tempo per noi di scegliere una vita di semplicità. È il tempo di dire: sai cosa? Io mi prendo un telefono più economico, una macchina più comoda, più piccola, più... questo è il mio primo appello per quelli che dicono: sì, io sono totalmente consacrato, ma non ti rendi conto che sei coinvolto in troppe cose che dividono il tuo tempo e le tue energie, e alcuni di noi sono al punto del burnout. Se c'è una anima questa sera che dice: Sebastian, sì, lo Spirito Santo mi sta parlando adesso, voglio che tu vieni a questo altare e voglio prendere l'impegno di lasciare alcuni impegni, alcuni ministeri, vieni, chiunque sei, ho bisogno di lasciare andare alcuni progetti, devo smettere di essere impegnato in questa organizzazione, in quell'organizzazione, e sto frenando il Vangelo di Cristo. Devi sceglierne uno e dire: Signore, io vivrò una vita di semplicità, voglio volontariamente decidere, non posso essere coinvolto in tutto, non sono io il salvatore di tutti, andare di qua, andare di là. E Paolo dice: ostacolando il Vangelo. Ci sono alcuni di noi che sono impegnati nei social, nell'intrattenimento, siamo così impegnati a vedere cosa succede su YouTube, online, a conversare con le ragazze, e pensiamo di non avere il tempo di seguire il ministero che abbiamo e vedere quanto tempo passa l'altra gente su Facebook, su Twitter. Se ne mettiamo insieme sono tante ore in un mese. Se solo togli Instagram dal tuo telefono ti ritrovi con 16 ore in più per pregare e studiare la Bibbia, i film, i media, i social. Preoccuparmi anche solo di cosa mi vesto. È tempo per scegliere la semplicità. Sai cosa? Io voglio essere contento di quello che ho, cancello Facebook, cancello Instagram, esco fuori dai social per avere più tempo per pregare, per studiare la mia Bibbia, per fare evangelizzazione. Voglio che vieni avanti chiunque sei. Tu sai chi sei e sai quanto tempo. E dici: non ho tempo di andare in un college biblico, non ho tempo di aiutare in chiesa. Ma se metti insieme tutto il tempo che spendi a guardare i profili degli altri su Facebook, e poi ci chiediamo perché ai tempi degli apostoli le cose andavano più veloci, non avevano tutte queste cose senza senso. Oggi possiamo fare la scelta di scegliere una semplicità volontaria. Non mi compro altri più vestiti e i soldi che potrei usare per comprarmi un vestito nuovo posso supportare un ministero anche con soli $100, 100 euro al mese e all'anno. Per alcuni di noi è il cibo, dolci. Mi ricordo una volta stavo comprando un pezzo di una torta vegana alla carota, ho detto: oh, torta vegana alla carota, ma costava $6 una fetta. E la cosa, e io poi tengo tutte le mie ricevute, i miei scontrini, e ho contato $900 in un anno comprandomi cheesecake. Ma quando si raccolgono le offerte in chiesa, io non ho soldi da dare alla casa di Dio. C'è qualcun altro ancora questa sera che dice: Gesù, c'è qualcosa che devo andare a lasciare andare, che mi possa liberare per portare avanti il Vangelo. Voi sapete cos'è? E non riesco magari ad elencarla, ma voi venite qua per mettere a piede dall'altro. Signore, c'è qualcosa che frena la mia abilità di pregare, la mia spiritualità, e lasciatela andare per vivere
una vita semplice. Così che quando vi chiederanno, ma non sei più su Facebook? Io sono, è per il Vangelo che lo faccio. Perché prendi, o hai un lavoro che ti paga di meno ma che sei libero nei weekend, è per il Vangelo. Le persone potrebbero prendervi per pazzi, ma io dico, lode Dio, io sono pazzo. Io sono così pazzo da credere che posso vedere il mio Signore durante la mia vita. Quanto, se smettete di spendere soldi nei trucchi, quanti soldi potreste dare per il Vangelo? Venite. Venite, vi aspettiamo. Venite. Chiunque tu sei, vieni. Voglio scegliere una vita di semplicità. Qualcosa che voglio dar via. Perché posso fare in modo che il Vangelo vada avanti più veloce e non sia ostacolato. Chiunque vuole venire, venga. Aspettiamo per voi perché lo Spirito Santo vi sta parlando. E per chi di voi è venuto avanti, quello che succederà è che qualcuno vi darà una cartolina. Sarà una cartolina per una decisione. E c'è scritto una frase in cui dite, io voglio decidere per una vita semplice, lasciando andare, e poi c'è uno spazio per metterci cosa vi serve, cosa vi volete dar via. Qui arriva la vera sfida, perché il nemico cercherà di ostacolarvi. Ancora arrivano persone, quindi ancora non chiuderò. Perché noi abbiamo deciso in questo modo che i soldi non saranno più un problema. I soldi non saranno un problema. Tutti i soldi che vado al ristorante, posso stare bene anche a casa e do questi soldi per il Vangelo. Mentre passeranno le cartoline, prendetene una. Qualcun altro che sta arrivando? Forse ce ne sono altri, non lo so, venite. Gesù sa, vieni. Ognuno di voi ha questa cartolina. Voglio che prima però ci inginocchiamo e preghiamo, e vi darò un'opportunità di parlare voi stessi con Gesù, e voi direte a Lui, chiederete a Lui la forza che vi serve per fare questo patto, e lo dite voi a Lui: Signore, ho bisogno di questo per avere più tempo, più energie, per fare avanzare il tuo regno. Vi darò tempo per pregare e poi chiuderemo. Padre Celeste, quanto è meraviglioso questo, vedere questa sera i giovani venire, inginocchiarsi adesso davanti a te, Signore, per dire, Signore, siamo così desiderosi di vedere il tuo volto, siamo affamati del vedere Gesù venire durante la nostra generazione, che Signore vogliamo lasciare andare queste cose, che vogliamo essere
liberi da queste cose piccole del mondo, ma le arrendiamo per poter far avanzare il Vangelo. Signore, alcuni sono qui perché si sono coinvolti in troppe attività, alcuni sono qui perché non sappiamo spendere in maniera saggia i nostri soldi, alcuni siamo qui perché vorremmo avere dei soldi da dare alla tua chiesa, vogliamo avere i soldi da donare alla missione, ma li sprechiamo in tante piccole cose economiche. E siamo qui davanti a te e cerchiamo, vogliamo scegliere di vivere una vita semplice, perché gli altri possono semplicemente vivere come Gesù. Oh Padre, dacci coraggio. Le persone non capiranno mai, coloro che non, almeno coloro che non condividono questo obiettivo, che non desiderano quello che noi desideriamo. Ma dacci coraggio per essere individui che scelgono perché la vita, la parola di Dio ha detto e lo Spirito di Dio ha convinto. Aiutaci a pregare con forza che non lasceremo andare ciò che tu hai messo nel nostro cuore oggi. Non sarà un giorno o un mese di semplicità, ma sarà una vita. Padre, è la mia preghiera fervente che gli angeli del Signore possano accamparsi accanto a ognuno di questi giovani qui. Che tu possa vedere che loro ti temono e che tu possa onorare questo. Signore, possa essere per questa decisione di questa sera che ci sarà più soldi, ci saranno più soldi a disposizione del Vangelo. Che possa essere per la decisione di questa sera che ci saranno più missionari sul territorio europeo. Possa essere per questa decisione stasera che possiamo essere potenti testimoni. Possa essere per questo, Signore, questa sera che Gesù verrà più velocemente di quanto sarebbe venuto. Padre, per favore, ascolta la nostra preghiera e la offriamo dal nostro cuore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.